Scusate, per arrivare alla funivia di qua si va? Sì, grazie mille. La strada. Grazie ancora. Sorridi per la stampa? Morterone, Culmine San Pietro, funivia. Vuoi dire con un'occhiale? Vabbè, adesso lo parlo. Ti è piaciuto? Questo qua è ancora più bello. Questo è un contributo. Non c'è un pezzettino di pane? Se si spaventano non mi capitano. No. Gli ho fatto fare un corso. Ma cosa sono locali queste? È il risegone quello? Uno è il risegone, l'altro cosa che era? Il museo? La resega? Muove, saltella. Vivace. Per percorsatura si può fare di qui. Vari punti. Circa un'ora e mezza di cammino. La pasta di Stefano. No, dove giù in battaglia d'Erna, anche qui c'è la resistenza. Quello delle amministrazioni, gente pesciola. Ti piace? Grazie.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Donna e è stata Segantini, eh? Magari perde un po' in livello coloristico. Non ha più dati i fondi. Posso dire grazie, eh? Arrivederci. C'è ancora un po' di acqua minerale, magari? Qui c'è Antonio, quella della... Prendi per la stampa. Piscicoltura. Museo etnografico turistico della Sanabria, Vecchieria, storia antica di Mulino, rimasti fino al 1120, subito nel corso degli anni, il museo di trasformazione, sperando la prima famiglia di Chiodi, direttore della trasformazione, dal 1120, di Lucchetti, gestore della città maschile di Milano, questo è il proprietario di Italia, che seguono varie parti di quei edifici di Venezia e di Milano di Poli, poi inserito la città dell'antica loggia, seguimento della gestione di città, l'orticoltura e il turismo. Fondo del Molin, Carliseppi, ah, quelli qui, quelli Carliseppi, quelli delle maschere del Schignano, no? Carliseppi, vedete? Carliseppi, mica. Di quella Baini così a triangolo? Vedi normalmente? Vedi Segantini?